buonasera, buonasera la professoressa caraveo bentornata con noi buonasera. buonasera buonasera a tutti grazie ancora di essere tornata e patrizia caraveo è già sta, già stata con noi un po di tempo fa eh, per eh, appunto parlare di inquinamento luminoso siccome l'altra volta diciamo ci eravamo un po' limitati a, a a parlare dell'inquinamento luminoso che viene dal, dal, dal dall'inquinamento diciamo sempre di origine antropica ma eh, sulla terra eh, stavolta eh, ci occuperemo invece di quello che viene dallo spazio perché appunto eh, non è più solo l'inquinamento che noi produciamo con le nostre attività produttive dalle luci delle città eccetera eccetera come abbiamo visto l'altra volta ma Comincia a, a prodursi un, un tipo di inquinamento anche molto fastidioso che viene dallo spazio. E quindi eh, stasera ne parliamo di nuovo con la professoressa Caraveo, che ci ha fatto il grande piacere di tornare con noi, e peraltro a brevissima distanza dalla puntata in cui è stata nostra ospite per parlare dell'inquinamento luminoso da terra. Quindi sal, diciamo, possiamo partire con la seconda parte del nostro, della nostra chiacchierata, Patrizia quando vuole. Certamente, eh, il, ehm, oggi guardiamo verso l'alto, perché eh, tutti coloro che amano le stelle guardano verso l'alto, ma eh, impariamo che dobbiamo fare i conti con delle altre eh, realtà che si muovono sopra le nostre teste e eh, se eh, la regia eh, manda eh, gentilmente eh, mia, eccola qua, eccola qua eh, vedete che l'ho eh, intitolato il pericolo viene dall'alto perché il pericolo viene dall'alto? Eh, perché vedete che eh, in questo eh, cielo, eh, diciamo, abbastanza scuro, vediamo un trenino eh, di lucette. Allora, che cosa succede? Cosa significano queste lucette? Eh, la, eh, mh, diciamo, eh, qualcuno di voi? Potrà eh, avere pensato aiuto, sono gli alieni che ci invadono, perché effettivamente ha l'aria di qualcosa di beh, per niente naturale: eh, uno spettacolo di questo genere. E eh, allora vi dico subito che la buona notizia è che non ci sono gli alieni che ci invadono, la cattiva notizia è che questo eh, trenino di luci eh, è eh, di origine terrestre, la, è un prodotto della nostra tecnologia. Queste luci eh, sono la eh, luce del sole riflessa, da eh, oggetti di questo tipo i confermate che sono andate avanti nel... Sì, sì, vediamo benissimo una che peraltro è un'immagine anche un po' inquietante perché fa pensare a quelle fabbriche di robot che si autoproducono <ride> eh, questi qui quando, sono... quando vedo 60. quelle immagini professoressa mi scusi pensavo sa mm. che cosa? a quelle immagini astronomiche che si vedono ogni tanto in cui un oggetto si muove per cui uno, diciamo, tenendo Lo fisso, vede tante volte esatto, tenendo fisso eh, il diciamo, l'obiettivo, uno diciamo, scatta delle foto in successione a me non Questa è mai non, capitato. Esatto. Non è, queste non sono foto in successione. Questa esatto. è una foto unica esatto. che eh, è un eh, e poi ne, ne vedremo altre e prego, eh, prego. appunto. Queste lucette sono questi satelliti. Questi satelliti si chiamano Starlink e mm. eh, qualcuno dice che sono dei mini satelliti e io rispondo: mini satelliti, eh, non hai idea di che cosa stai parlando, perché quello che ognuno di questi. Strati che voi vedete è un satellite e è un satellite. Adesso vedete passare anche la mia gatta, non vi bruciate. <ride> eh, è eh, una, semplicemente una gatta esibizionista. Eh, il, eh, ogni satellite ha dimensioni di un bel tavolo da cucina sono mm. tre metri per un metro più o meno quindi non, non sono affatto dei mini satelliti posso chiederle una cosa? Sì. questa foto questa foto mm. qui che noi stiamo vedendo con tutti gli Starlink in sequenza sì. è, una, è una foto fatta per esempio nella fabbrica oppure quando li stanno montando quando li, li stanno inserendo nell'ogiva del, del razzo che li lancerà. Ah, perfetto, sono, ecco, grazie. Sono impilati, cioè eh, SpaceX fa dell'ordine di sei Starlink al giorno, quindi produce, cioè nella fabbrica, c'è cioè la ah. fabbrica, perché Starlink è una realtà incredibile. Devo dire, è veramente incredibile dal punto di vista manageriale, perché mm. è una fabbrica che è in grado di costruire i satelliti, poi costruisce i lanciatori, quindi mm. lancia i suoi satelliti, li controlla, li fa operare e vende il servizio. Quindi è proprio una, una fabbrica dal produttore al consumatore, mm. è unica nel suo genere. Nessun'altra eh, compagnia spaziale è in grado di fare tutta la filiera. Loro mm. fanno tutto, quindi dalla e... progettazione di tutta la parte, diciamo, logistica del, del lancio fino alla vendita del servizio, perché questi sono satelliti. Che fanno? Qual è il servizio che vendono? Il servizio che fanno è eh, danno il, eh, la connessione internet a, a larga banda. Ah. Quindi fanno internet veloce. Mm -hmm. Ma è già e... disponibile questo servizio? Se uno volesse... Sì, è già acquistare. disponibile. Sì, Anche sì. in Italia. Ah, Anche in è. Italia. Mm -hmm. il, eh, um, quindi eh, questi... Eh, la peculiarità di questi satelliti è che sono praticamente bidimensionali, sono, uh -huh. io li chiamo dei tavoli da cucina. Uh -huh. eh, quando eh, vanno in orbita, quando allora, questo qui è pronto al lancio, viene chiusa l'ogiva, vengono lanciati. Quando arrivano a un'altezza, vengono messi in orbita ad altezza abbastanza bassa, dell'ordine di 250-300 km di altezza, eh, dispiegano il loro eh, pannello solare, che è grande tanto quanto la tavola, ma è ripiegato, quindi si alza, quindi sono tre metri per più o meno 8 o 9 metri di, ah. eh, di superficie, perché queste qui sono antenne, hanno bisogno di potenza per dare il segnale che deve essere eh, ricevuto a Terra. Quando eh, arrivano in orbita, eh, vengono espulsi da un meccanismo a molla più o meno, uno dopo l'altro. E quindi questo è il motivo per cui fanno il trenino, mm -hmm. eh, il perché eh, vanno eh, tutto eh, uno dopo l'altro. E per farvi vedere l'effetto trenino, vi faccio vedere questo filmato, sperando che... Eh... Partito, partito, lo vediamo benissimo. Allora, qui chiaramente non è una cosa fatta a caso. Mm -hmm. Chi ha fatto questo filmato sapeva che sarebbero passati i satelliti, quindi ha messo la mh, fotocamera eh, su un trepiede, vedete che è tutto molto eh, tranquillo. Ah, certo. uh, mh, passa un treno, ma chi se ne frega, e voi <ride> vedete i puntini. Questo qui è a eh, velocità reale. Uh -huh. eh, è un passaggio di Starlink se eh, vi piace l'idea contate i puntini e eh, quando arrivate alla fine eh, vi rendete conto che ne avete contati 60 mm? Sono e, e questi in... sono tutti lanciati da un, da diciamo... un, eh, da un, 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 un unico lancio, lancio di, di SpaceX sì, eh, e SpaceX di questi lanci ne fa almeno due al mese. Ah. Allora, perché voi vedete dei puntini luminosi? Perché i satelliti riflettono la luce del Sole. Mm -hmm. Allora, qui vedete la Terra, l'orbita bianca che è quella che percorre il satellite e vedete il Sole che è sulla destra. Mm -hmm. I raggi del sole colpiscono la Terra. Ovviamente c'è una porzione di Terra che viene illuminata dal sole, ma c'è una porzione di Terra che è in ombra. Mm -hmm. eh, quindi una porzione di Terra dove al suolo è buio. Però mh, vedete che appena dopo il tramonto e appena prima dell'alba, eh, c'è questa configurazione geometrica per la quale Uh, I satelliti in orbita vengono ancora illuminati dal Sole o vengono già illuminati dal Sole mentre sulla Terra è ancora buio. Quindi uh, questi satelliti sono delle luci che si muovono nel cielo uh, quando i satelliti sono appena lanciati. Sono in quella configurazione che si vede giù in basso, che si chiama configurazione a libro, dove i pannelli solari sono allineati con il tavolo, fondamentalmente. Ah, Quindi... Dove vediamo il fatto che in pratica, vediamo quella, lin... quella lunga linea esatto. eh, che si vede nella parte bassa, diciamo della esatto. figura. Grazie. Mentre eh, nella parte alta, vedete. I pannelli solari che sono stati messi nella posizione finale, diciamo così. E eh, in questo caso, eh, i, in linea di principio, i pannelli solari voi eh, non li vedete: la riflessione, la luce riflessa dai pannelli solari non si vede perché è coperta dal tavolo da cucina, è solo mm -hmm. il tavolo da cucina che riflette. Quando i satelliti sono appena lanciati, sono nella configurazione più lunga, quindi è quella che offre più superficie riflettente e quindi è la ragione per la quale sono così brillanti. Dopo, quando i satelliti vengono, ehm, i satelliti vengono lanciati a un, in una orbita relativamente bassa, eh, vengono fatti i test. Se i satelliti superano il test, a questo punto eh, si accende un motore elettrico, un motore a ioni del quale sono forniti e i satelliti cominciano ad alzare la loro orbita e a disperdersi, perché chiaramente non devono stare tutti insieme, perché devono coprire la superficie del globo. Uh, se invece un satellite uh, ha qualche problema, non funziona bene, a questo punto viene immediatamente fatto deorbitare. È inutile tenere in orbita qualche cosa che non funziona e che diventa un, uh, diciamo un, un ferro vecchio spaziale. Quindi il... Viene deorbitato facendolo cadere in atmosfera, come si fa spesso con queste cose sì, piccoline. Quindi viene, viene il motore, eh, invece di alzare l'orbita, la abbassa eh, fino a quando il satellite non brucia nell'atmosfera. Oh, oh, avevo una domanda che mi era venuta in mente prima quando abbiamo parlato. Della quota dell'orbita. Il fatto che questi satelliti diciamo, girino a una quota relativamente bassa, lei mi pare che aveva parlato dell'ordine di 300 km sulla Sì, superficie. ma eh, la quota poi di lavoro, tra virgolette, è 500 km, mm. vengono alzati, l'immissione in orbita è bassa proprio per permettere di fare la scrematura tra quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Ah, perfetto. E quindi però il fatto che l'orbita sia così bassa eh, fa sì che loro girino tante volte, quindi questa cosa, tra virgolette, il fatto che faccio un esempio, un satellite geostazionario di quelli de della TV, per intenderci, mm -hmm. sta a 36.000 km e quindi certo. il fastidio è relativo rispetto a questi che continuamente, peraltro, diciamo... Ecco, non sono monitorati singolarmente, è, è monitorato il loro funzionamento. Quindi, no, no sono monitorati singolarmente. Ah, ah, pensavo che fosse più una, una questione quasi di sciame per avere una copertura, diciamo. No, 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 okay. no. si sa ognuno dov'è. Non, eh, sì. eh, non è e eh, che cosa succede quando eh, voi vi mettete in ehm. Diciamo, eh, vi preparate per fare una foto. Eh, uh -huh. Questa qui è una foto fatta eh, non quest'estate, l'estate del 2021, quando c'era, tutti impazzivano per la cometa eh, e eh, voilà, eh, ecco qua, una foto della cometa fatta dalle Canarie. Uh, quindi in un bel cielo pulito, senza luci parassite, eccetera, e uh, sono passati i satelliti Starlink. Questa sì. è una sequenza di pose perché vedete le, uh, che c'è un'interruzione uh, un nelle uh, linee dei satelliti che l'interruzione dovuta al fatto che è stato eh, chiuso lo shutter per eh, scaricare l'immagine e poi riaperto. Mm -hmm. Ma appunto, vi rendete conto che eh, quando passano i satelliti Starlink non ce n'è per nessuno eh, mm. il <ride> di immagini con i satelliti Starlink ne trovate quante ne volete? Questa è un'immagine che a me piace molto. È, è stata scelta dalla NASA per diventare l'astronomy picture of the day e sì. eh, vedete un'immagine presa dal Brasile. Vi rendete conto che siete nel cielo sud perché vedete le nubi di Magellano sì. Eh, sì. e ehm, il fotografo, che è un astrofotografo famoso. Uh, si è uh, appunto messo uh, in un campo di girasoli e uh, vedete che le nubi di Magellano sono state uh, così visitate uh, in un certo qual senso dai satelliti Starlink e poi vedete anche una meteora uh, perché uh, le, le meteore invece sono una cosa naturale che uh, che magari eh, ogni tanto d'estate vogliamo andare a mh, vedere per mh, la tradizione delle stelle cadenti. Certo. Eh, tuttavia, il, mh, mh, il problema: eh, vedete, qui eh, siamo sempre nel cielo sud, questa volta è l'Australia, vedete la, mh, la nube di Magellano in alto. Uh, siamo in un paesaggio uh. desertico australiano e questa è una foto dove uh, diciamo il paesaggio è stato ripreso una volta sola, ma poi sono stati sovrapposti tutta una serie di uh, uh, immagini uh, prese nel corso poi di diverse ore dopo. Uh, per fare vedere la quantità di, uh, di passaggi di satelliti uh, che potete uh, capire subito che descrivono le orbite più diverse, perché un satellite può descrivere un'orbita, uh, diciamo, più o meno equatoriale, ma può anche descrivere un'orbita polare. Quindi può eh, avere delle inclinazioni molto diverse. E quindi qui, eh, ripeto, non è un'immagine unica, è una somma di immagini che però è stata fatta da un astrofotografo per far vedere quante siano questi passaggi già ora. E eh, in questo momento sono in orbita dell'ordine di credo un po' più di 3.000 eh, satelliti Starlink, eh, ma eh, Elon Musk ha il permesso eh, di lanciarne 12.000. Posso questo... fare un paio di domande? Certo, la prima è questa. Allora, quelli che noi vediamo siamo sicuri che siano tutti Starlink o c'è no, anche, so, anche, anche altra roba perché abbiamo anche tanti altri satelliti. Cioè, il problema dell'inquinamento luminoso diciamo dallo spazio c'era anche prima, ma adesso ma con, era con infinitamente si è... era infinitamente meno evidente. Mm -hmm. perché in generale i satelliti hanno delle geometrie meno uh, cattive di quelle mm -hmm. di Starlink fastidiose diciamo eh, bah, mh, yeah. il, il problema di Starlink è che ha questa geometria molto piatta eh, che mm. quindi è molto riflettente eh, la maggior parte degli altri satelliti è fatta da cubi parallelepipedi mm. ehm, tronchi di cono cioè hanno delle, um, delle superfici uh, meno piatte e, mm. e quindi um, la riflettività è inferiore. L'efficacia della riflessione è più bassa. Yes. Mm. E, e l'altra domanda che mi veniva era questa, cioè eh, questi sono, allora abbiamo detto la massima riflettività degli Starlink è quando si stanno, diciamo, stanno facendo la, il deploying delle antenne e poi dopo si mettono a perpendicolo. Sì, uh -huh. sì, diciamo questa, per, questa, eh, questa diminuzione della riflettività è una cosa sensibile che diciamo, migliora la situazione oppure in realtà sono così tanti che il miglioramento è trasparente? Allora, quando si... Eh, allontanano eh, e si, mh, cioè, si allontanano nel senso che vanno all'altezza di 500 km e si allontanano tra di loro chiaramente sono meno evidenti ma eh, sono sempre ehm, diventano più difficile da vedere a occhio nudo perché diventano di magnitudine diciamo intorno alla 6, 6 e mezzo? Uh -huh. Quindi eh, sono visibilissimi da qualsiasi strumentazione, ma quando sono eh, nella loro quota di lavoro sono meno visibili ad occhio nudo. Uh, gli astronomi chiedono che uh, i satelliti vengano, uh, diciamo, progettati pensando al fatto che uh, sono in grado di uh, riflettere la luce del Sole e che quindi uh, si cerchi di minimizzare in fase di... Ehm, progetto la loro riflettività, eh, co cosa che ovviamente non è stata fatta eh, nel caso degli Starlink, dove eh, gli ingegneri hanno cercato di fare un sistema che fosse il più impilabile possibile. Eh, perché eh, sapevano di dover lanciare tantissimi satelliti e quindi sapevano di dover massimizzare il numero di satelliti per ogni lancio. Uh -huh. Ma gli Starlink non sono, eh, diciamo così, il peggio di tutti, ah. perché guardate, questo, eh, questo qui è un satellite, si chiamano Space Walker. E, eh, ed è un sistema ed è il sistema che viene adesso eh, pubblicizzato dalla pubblicità degli iPhone 14 che sono quelli che possono dare eh, il segnale di pericolo cioè oh. eh, possono eh, usando questi tipi di satellite dal telefonino voi potete eh, inviare a questo satellite il segnale che avete bisogno d'aiuto. Quindi questi vengono pubblicizzati perché eh, sono già, eh, diciamo in, mh, hanno già un contratto con l'Apple la per fornire questo servizio guardate questo oggetto questo oggetto è più di 60 metri quadri ma la mia domanda è aspetta intanto se, mi, se per favore mi ridice il nome così lo cerchiamo e lo mettiamo diciamo Blue, nei commenti Blue Walker ah re, Blue Walker. che, si ah, che è, io avevo sentito che c'era questa appunto questa funzione che è una sorta di eh, diciamo funzione di, di salvataggio diciamo sì mm. Blue offer, grazie. La, uh, la apple la, ha, ha fatto un contratto con uh, con questi provider allora mm -hmm. c'è una differenza attenzione tecnica tra uh, spacex e starlink e questo affare qua perché mm -hmm. Starlink deve parlare con un'antenna di terra, non parla direttamente né col vostro telefonino né col vostro computer, perché mm -hmm. per usare Starlink dovete comprare un'antenna. Mm? Mm. Mentre in questo caso, questo oggetto qui vuole parlare direttamente col vostro telefonino. Mm. Mm che è eh, la ragione per la quale ognuno di questi eh, di quei specie di circoletti che vedete è una antennina e tutte insieme eh, sono quella che si chiama una phase array eh, mm. è, eh, una, eh, è una mega antenna fatta di tante antennine che lavorano insieme mm -hmm. allora questa affare qui, però, ripeto, sono più di 60 metri quadri eh, che eh, sono in orbita. E quanti ne vogliono lanciare di questi? Non dire? ne vogliono lanciare tantissimi, mm. eh, forse non arrivano neanche a 100, Probabilmente però non sono non però, grandi. Però sono grandi e sono brillantissimi. Uh -huh. C'è questo piccolo problema tecnico. Certo. Eh, e, e quindi, eh, come, eh, eh, mm, ovviamente, se di, uno dice non sono tanti, allora posso sapere quando passeranno. Uh -huh. eh, e mh, cerco di eh, evitare di lavorare, di prendere dati proprio durante il passaggio di eh, questo faretto nel cielo. Ma eh, il, il problema invece degli Starlink è che se no, ci sono centinaia di satelliti sopra l'orizzonte, quando eh, poi ci saranno più di ehm, 10.000 satelliti in orbita in continuazione. Eh, non è che uno possa dire allora mi organizzo in modo tale di cercare di evitare eh, di avere il passaggio di satelliti. Eh, il, ovviamente uno dice, vabbè, ma questi qui danno un servizio importante eh, e quindi se permette di salvare vite umane, per carità, eh, bisogna cercare di trovare un compromesso. Ovviamente uno dice, sì, ma eh, va benissimo dare un servizio, eh, mh, però cerchiamo di pensare, sino dall'inizio, che questi oggetti, devono minimizzare il disturbo dato ad altre attività, mettiamola così. Tra l'altro, allora... professoressa, lei ha scritto quel libro che parla proprio di questo, no il cielo è di tutti. Certo. Ecco, perché in fondo, prima mi chiedevo, no? lei a un certo punto ha detto, Elon Musk ha avuto l'autorizzazione per, per inviare 12.000 satelliti. Questa sì. autorizzazione ovviamente è legata solo alla possibilità di lanciare perché ecco c'è un po' di credo che abbiano un po' sfruttato una sorta di buco normativo perché lo spazio appunto è ancora poco normato da questo punto di vista forse eh, non è normato per niente nel senso ah, che eh, cioè il ehm, non c'è una legge che dice quanti satelliti io posso lanciare, eh, non c'è una legge che dice come devono essere fatti questi satelliti. Eh, L'unica legge eh, che c'è è che eh, i satelliti devono usare una certa banda radio mm -hmm. e eh, non devono neanche lontanamente immaginarsi di uscire da quella banda radio, perché al di fuori della banda radio dei satelliti ci sono bande radio che sono date ad altre attività e quindi mm. eh, questo l'utilizzo del, delle frequenze radio è normatissimo diciamo mm. così e quindi eh, sono eh, estremamente ehm, seri nel eh, da questo punto di vista mentre non è assolutamente normato per niente eh, né ehm, il numero, e eh, vediamo dopo perché il numero è una cosa importante, e eh, nemmeno le caratteristiche fisiche. Quindi tipicamente quanto riflettono la luce del sole. Allora eh. all aspetti, che c'è una domanda che viene uh -huh. da Claudio, che ci chiede se fossi un piccolo stato come San Marino e Andorra. Ecco, potrei lanciare un satellite anche di questo tipo senza nessun vincolo, quindi diceva un po' la, la, la... Quindi in realtà tutti potrebbero, al di là di questo vincolo legato alle onde radio, di cui poi parleremo perché mi interessava proprio dal punto di vista astronomico, proprio le osservazioni uh -huh. nel radio, che noi da terra ne facciamo un bel po', certo. ma ecco... Que questi buchi normativi consentirebbero anche a qualsiasi diciamo stato di lanciare i suoi satelliti oppure Ma, allora eh, non credo che San Marino abbia fisicamente lo spazio di lancio perché ah, certo. non credo che a San Marino ci sia lo spazio per fare una base di lancio se ci fosse San Marino potrebbe decidere che lancia i satelliti che vuole perché il L'autorizzazione al lancio del, dei satelliti di, di SpaceX viene data da un organismo federale americano che si chiama oh. il Federal Communication Committee. Mm. Quindi perché è il lo stato eh, la, la nazione dalla quale viene fatto il lancio che è responsabile di dare il permesso di eh, lancio quindi eh, il, eh, per esempio adesso eh, non so se avete letto che Elon Musk dice che eh, potrebbero, lancia, potrebbero lanciare il primo Starship, il suo mega razzone che sta costruendo dalla, dalla sua base in Texas, a, ad aprile, in qualche momento, e stanno aspettando l'autorizzazione la, della Federal Aviation Administration, che mm. sono quelli che devono fare la uh, rivista del progetto e vedere se uh, risponde a tutti i requisiti di sicurezza cioè se non mette a repentaglio uh, il territorio circostante se uh, non è uh, eccessivamente inquinante cioè ci sono tutti del delle richieste eh, di mh, questo qui è il Federal Aviation Administration. Eh, una volta che eh, c'è l'ok okay eh, di questo organismo, a quel punto, l'altro eh, che deve dare l'autorizzazione al lancio la, la dà perché eh, sono due cose che eh, procedono in parallelo ma eh, il, um, il problema è che appunto quello che viene lanciato dagli Stati Uniti ha un'autorizzazione americana eh, quello che eh, potrebbe essere lanciato da San Marino dovrebbe avere l'autorizzazione di San Marino eh, dopo quello che eh, si lancia poi indipendentemente dal paese dal quale viene lanciato poi però eh, ci passa sopra la testa e nessuno certo. ci ha chiesto se a noi va bene questa cosa esatto senta professoressa allora intanto valeria che è arrivata da un po e non l'abbiamo salutata però c'aveva una domanda ma, ma scritto su, sulla chat che ci abbiamo. Vale, vai pure. Intanto buonasera. Cioè, eccoti, Ciao. vai. Ciao a tutti. Come... Oh, non ti sentiamo tanto eh. bene, ti sentiamo un po' a scatti. Eh. Ciao ah, Ciao a tutti. Adesso meglio? Vai, okay, adesso sì, io vai. Sì. No, scusate il ritardo e... Uh, Anch'io ho perso i primi 5 minuti di trasmissione e vi chiedo scusa. La, mh, mi era proprio venuto in mente eh, se possiamo dire nella nostra trasmissione quali sono le conseguenze o che tipo di conseguenze ha eh, l'inquinamento luminoso nello spazio. Sicuramente, quindi abbiamo già visto mh, a Mozzi che Bocconi, diciamo, conseguenze di, di tipo tecniche. E se ci sono altri tipi di conseguenze, eh, era una mia appunto, curiosità, soprattutto sull'ultimo argomento, capire eh, cosa avviene nello spazio a livello appunto, di, di, di servizi e di vendita di, di, eh, di, di spazio, perché abbiamo avuto qualche puntata fa mh, ospite il professor Luna che fa mh, eh, ricerche al Polo Sud e lui appunto diceva che lì in quei territori c'è una cooperazione fra i vari eh, fra le varie nazioni e quindi mi interessava capire invece nello spazio appunto come funziona al, al di là del, delle eh, de, delle frequenze ecco grazie cioè SpaceX fa eh, il suo business non collabora con nessuno eh, Elon Musk è capace di mettere in orbita eh, più di mille satelliti all'anno e lo fa, punto eh, dopodiché se uno vuole comprare il servizio offerto da Starlink eh, lo compra, eh, basta eh, non, eh, non c'è nessuna cooperazione internazionale è un business Mentre eh, se noi parliamo di missioni scientifiche, eh, se parliamo della stazione spaziale internazionale, la cosa è completamente diversa perché sono eh, delle eh, missioni internazionali dove partecipano, però badate bene, le agenzie spaziali che eh, poi magari... Eh, anche mh, partecipare i privati ovviamente eh, pagando tra virgolette ma eh, le eh, diciamo le, le grandi avventure scientifiche sono eh, avventure finanziate dalle agenzie spaziali oggi abbiamo sentito l'amministratore eh, della della nasa bill nelson che ha eh, annunciato i nomi degli astronauti che faranno il primo, di, diciamo, giro cislunare nel 2024. E eh, per esempio, uno è canadese, perché eh, la, eh, la NASA ha una collaborazione con l'Agenzia Spaziale Canadese. Eh, avrebbe eh, tra gli astronauti che potrebbero andare sulla Luna ci sono degli italiani eh, ci sono degli europei eh, voglio dire perché l'agenzia spaziale europea collabora con la NASA eh, l'agenzia spaziale italiana collabora sia con l'agenzia spaziale europea sia con la NASA direttamente quindi ci sono vaste collaborazioni internazionali quando si tratta di fare delle grandi missioni, delle, eh, andare ad esplorare un altro corpo celeste. Ma mh, quando si tratta di fare il business, ognuno fa i conti nelle proprie tasche. Eh, Elon Musk deve mettere lì 10 miliardi per fare eh, il suo, ehm, la sua rete satellitare per fornire ehm, il servizio internet a eh, tutti quelli che ehm, non, eh, non sono serviti da una, dalla fibra ottica fondamentalmente ehm, e che ovviamente però possono anche pagare il servizio perché non è che sia gratuito il servizio offerto da Elon Musk e, e, e questo qui è, è proprio un, la legge della domanda e dell'offerta. Non c'è eh, assolutamente nessuna collaborazione internazionale da questo punto di vista. Eh, il, mh, per fornire il servizio in Italia, Elon Musk deve avere eh, il permesso dall'autorità preposta italiana, lo stesso in Germania, lo stesso in Francia, lo stesso in Spagna, eh, eccetera. Ma mh, questo qui è. Per una questione normativa, ma per il resto, eh, diciamo, lui va avanti secondo il suo business plan. Mettiamola così. Perfetto, grazie. Allora, eh, io allora, continuo eh, a fare domande. Sono... Se non c'è, mi dica. No, ehm, no, io se posso essere. andare avanti. Mm. Eh, posso proporre agli ascoltatori, Uh, sì. se, eh, se hanno tempo e voglia di ehm, andare a caccia ah. dei, dei, eh, dei satelliti, eh, eh, andando in questo sito che si chiama Heavens Above, hm? il cielo sopra di Adesso noi, lo cerchiamo. Uh, e uh, in questo sito potete uh, vedere uh, il, uh, il computer uh, vi localizza e quindi uh, vi dice quando passerà alla stazione spaziale internazionale, gli Starlink uh, e altri satelliti, diciamo interessanti, tra virgolette. Questo è sul computer. Se invece voi siete eh, solo eh, app dipendenti, ci sono diverse app che fanno questo servizio. Eh, per Android c'è la versione di Heavens Above, e mentre per l'iPhone c'è Starlink and ISS NASA Tracker. Mm. E eh, questo qui è un Diciamo um, un'attività che vi permette um, di eh, apprezzare come eh, il passaggio del, di questi satelliti cambi l'apparenza del cielo perché mm. effettivamente eh, quando mh, voi vedete il trenino luminoso, anche se lo state aspettando e anche se sapete che non sono gli alieni, quindi non vi preoccupate del, dell'invasione degli alieni, però vi rendete conto che eh, sono delle luci che sono eh, più o meno tanto brillanti quanto le stelle che riuscite a vedere ad occhio nudo, quindi eh, non è ehm, un effetto. Eh, minore quello che state vedendo e in verità la nasa aveva chiesto al, agli appassionati di cioè, cercare di costruire una banca dati una banca di immagini per rendersi conto come la situazione evolve nel tempo in particolare come peggiora perché più oggetti noi mettiamo in orbita, maggiore è la possibilità che qualcuno ci passi sopra la testa. Ok? Quindi queste qui sono le, eh, i tipi di eh, passatempi per coloro che vogliono eh, contribuire a dare una valutazione di quanto eh, il proliferare dei satelliti sia importante. Ma andiamo avanti perché vi faccio vedere questa immagine, attenzione, perché i, eh, gli astronomi si sono lamentati ovviamente tantissimo con Elon Musk molto sensibile alla cattiva pubblicità e diciamo fosse molto sensibile alle lamentele degli astronomi ma no no è molto sensibile alla cattiva pubblicità e quindi eh, lui ha detto sì sì va bene faremo tutto il possibile per rendere i nostri satelliti meno brillanti le superfici, cercheremo di eh, dipingerle variamente, insomma, faremo del nostro meglio. Tuttavia, lui dice: ehm, cari signori astronomi, se proprio eh, vedete la mala parata, vabbè, qual è il problema? Mm, portate i vostri strumenti in orbita in modo tale da risolvere il problema. Ecco, questo qui non è per niente vero, perché quello che qui vedete è il fotogramma di, una, ehm, ehm, di un video che ehm, è stato ehm, ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale. Allora, quello che voi vedete è eh, un'aurora boreale. Quindi eh, la, la parte verde, diciamo così, è la mh, luce eh, dell'aurora che è causata dall'interazione delle particelle del vento solare con gli atomi dell'atmosfera, ma sopra le aurore gli astronauti avevano già visto che si formano delle specie di fontanelle. Vedete queste specie di getti sulla destra che diventano un po' violetti, eccetera, mm -hmm. e stavano cercando di riprendere questi, questi getti per, perché gliel'avevano chiesto i fisici dell'atmosfera, perché volevano cercare di fare dei modelli fisici ehm, di queste cose. E poi a un certo punto hanno visto che. C'era qualcosa che si insinuava nelle eh, nell immagini e questa qualcosa, eh, vedete, qua è il qualcosa e qui è il qualcosa con delle freccette. Che cosa saranno mai questi qualcosa? Vabbè, sono i satelliti Starlink che... Quando passano eh, si vedono anche dalla stazione spaziale, perché la stazione spaziale è a circa 350 km di altezza. E quindi vedete il che eh, le, eh, gli oggetti in orbita i eh, non sono per niente liberi dalla, eh, eh, da questo problema. E eh, il, purtroppo, Uh, questa è un'immagine dello Hubble Space Telescope che uh, ha ripreso il passaggio di un satellite che era a circa 80 km dal telescopio. Uh, okay. Vedete che tutta l'immagine, tutta la parte centrale dell'immagine è completamente rovinata dal passaggio di questo satellite e uh, il il problema è che eh, queste eh, immagini rovinate eh, stanno diventando sempre più numerose, proprio perché stanno diventando sempre più numerosi i satelliti, purtroppo, eh, mm. e eh, lo Hubble Space Telescope è a circa 500 km di altezza eh, gli Starlink operano circa 500 km di altezza e quindi eh, ogni tanto si avvicinano e eh, lasciano una bella strisciata nell'immagine dello space telescope. Sono per il momento dell'ordine del 3-4% delle immagini che hanno delle strisciate, però questo numero sale sale insieme al numero dei satelliti. Quindi Andare in orbita non è eh, la soluzione di tutti i problemi. Oh, se volete un'altra domanda, Dimmi. due, anzi, una Quindi. è questa, noi mm. abbiamo sempre detto di Starlink: se esistono mm. altre, diciamo, costellazioni già in parte sì. in orbita, come abbiamo visto prima quella. One web esiste, devo essere sincero perché proprio nell'ultimo numero dello, delle scienze, quello di aprile mm -hmm. eh, del 2023, c'è un articoletto che parla proprio di, eh, di, di costellazioni di satelliti, eccetera, eccetera. Siccome sono abbonato, me lo sono andato a, a leggere avidamente non appena diciamo, è arrivato senza peraltro mm -hmm. saperlo. E appunto parla di OneWeb, che dovrebbe essere una ditta anglosassone e anche. Eh, è, di... è, una, è una compagnia multinazionale. Mm. Comunque in parte è proprietà del governo inglese, ma mm -hmm. c'è dentro anche gli indiani, c'è dentro Singapore, mm. è una multinazionale. E poi parlavano di Galaxy Space, che dovrebbe essere una ditta cinese. E la cosa che mi ha diciamo, colpito tantissimo è che, diciamo, leggo perché altrimenti uno potrebbe pensare che, allora, la FCC degli Stati Uniti e l'Unione Internazionale delle Te Telecomunicazioni nei prossimi anni prevedono il lancio di altri 431.713 satelliti in 16 costellazioni. Il numero mi ha... Letteralmente sconvolto, devo, devo essere sincero perché appunto parliamo di 10-12 satelliti di Elon Musk che arriveranno a cifre sicuramente più alte, ma si parla di quasi mezzo milione che mi sembrava un numero come posso dire fuori da ogni allora se, se si parla con per esempio io ho sentito parlare una delle direttrici di OneWeb che dice Uh, che secondo lei non si arriverà affatto a questi numeri perché uh, sono pochissime le realtà che possono sostenere uh, il costo di uh, queste oh. costellazioni uh, perché ricordiamoci OneWeb è fatta credo da 628 satelliti adesso sono Quasi tutti in orbita, o oh, ne manca meno di cento, mm -hmm. eh, ma ha, ha già rischiato la bancarotta, eh, che è stato mm. il momento nel quale è entrato lo stato inglese eh, per ripianare le finanze. Mica tutti hanno i miliardi di Jeff Bezos e di Elon Musk, stiamo parlando dei due uomini più ricchi del mondo. Per fare delle... Eh, si parla di un investimento di 10 miliardi per fare una costellazione. Quindi bisogna che uno sia proprio convinto che poi questi soldi ritorneranno moltiplicati per un fattore significativo che abbia mh, senso fare un investimento di questo tipo. Eh, eh, non è mica detto, eh. Eh, eh, ricordiamoci che tutte le costellazioni che sono state provate fino adesso sono andate a rotoli, proprio mm -hmm. sono andate in bancarotta. va ah, bene, cioè questo posso dire che un po' non mi consola per le, per, le, per le compagnie che hanno fallito, però un pochino mi consola, diciamo. Per uno che vuole guardare il cielo ogni tanto, ah, che insomma. Elon Musk, ah, quando viene intervistato e gli chiedono. Ma qual è, diciamo, il tuo obiettivo? La sua risposta è: il primo obiettivo è non andare in bancarotta. Ah, perfetto. E <ride> l'altra domanda è questa: allora questi satelliti comunicano con la Terra per forza di cose? Perché poi certo. sono pensati per appunto le telecomunicazioni. E non tanto proprio in questi giorni, parlavo con un, con un astronomo qui del, dell'osservatorio di Teramo che si occupa di SCA, che è la Square Kilometer Sarray, che mm -hmm. lavora nelle onde radio, che dovrebbe essere un po' la banda di comunicazione del, certo. del, del, de, dei satelliti. Ecco, questa cosa, per esempio, sull'astronomia che noi facciamo non nel visibile, ma sulle altre... Ehm, sul, nelle altre bande, no? perché noi forse ecco, questa era una cosa un po' che eh, non abbiamo mai approfondito neanche noi nella nostra trasmissione. Nel senso, noi quando parliamo di astronomia non parliamo solo di astronomia nel visibile, ma parliamo di astronomia ecco, nell'infrarosso, magari da eh, qualcosa da terra ma, o dallo spazio, ma parliamo anche di astronomia, per esempio radio. Tra l'altro in Italia io ricordo che c'è cioè, ancora, credo, a medicina uno dei più. Grossi, diciamo, centri di radioastronomia, certo. perlomeno di Europa, no? quindi su queste bande, che fastidio ci darà questa. questa Ma anche questa il Sardinia Radio Telescope. Ah, è vero, c'è il Sardinia Radio Telescope, è vero. Io sono un po' vecchiotto e quindi mi ricordavo Medicina, che era vicino a Bologna, il, uno dei posti dove si faceva, diciamo, più radiotelescopia certo. in Italia. E, e, e appunto, il fastidio quale sarà che le... danno. Grazie. È... Il fastidio che danno è eh, l'utilizzo della banda radio, perché mm. eh, i eh, radiotelescopi sono stati pensati per eh, sentire il rumore dell'universo. Quindi eh, un segnale estremamente debole, estremamente flebile. Quindi sono eh, molto grandi, hanno ricevitori sensibilissimi proprio perché devono mh, sentire eh, il rumore della nascita dell'universo. Eh, eh, un qualsiasi satellite che gli passa sopra eh, fondamentalmente eh, ha un segnale che è un miliardo di volte più forte. Eh, e quindi, ehm, c'è da un lato il problema di accecamento del, del radiotelescopio nel momento del passaggio, ma poi c'è anche il pericolo che possa eh, danneggiare i ricevitori perché se io costruisco qualcosa che eh, deve essere eh, sensibile e quindi deve rivelare dei segnali debolissimi. Se eh, lo eh, espongo a un segnale fortissimo, chiaramente non è per niente contento. Quindi eh, il allora gli, i radioastronomi già dagli anni '50 hanno eh, avuto in uso esclusivo alcune fondamentali pezzetti di frequenza dello spettro radio che sono mm. ad uso esclusivo della radioastronomia. Nessuno può eh, usarli né per, eh, mh, mh, eh, per eh, trasmettere segnali. Quindi eh, il problema di, eh, di queste trasmissioni è se Ehm, il eh, trasmettitore dei satelliti magari mh, si allarga un po', magari ha qualche problema tecnico. E allora semplicemente i lobi laterali del, eh, perché le trasmissioni radio non, non sono sempre mh, terribilmente direzionali, a volte sono un po' larghette. Uh -huh. um, i lobi laterali possono uh, interferire uh, violentemente dare molto fastidio al radiotelescopio era famosa la guerra che hanno fatto ai satelliti iridium i, uh, uh -huh. i colleghi radioastronomi perché quando si alzava diciamo, uh, dall'orizzonte un satellite iridium che era il satellite per la prima telefonia satellitare, eh, il, mh, una certa banda, che è la banda dove mette una molecola che si chiama ossidrile, che mm. è amatissima dai radioastronomi, la molecola OH, ehm, veniva completamente azzerata, perché eh, il satellite Iridium era... Talmente, eh, fuori norma diciamo così che eh, accecava i radiotelescopi e quindi cioè, i radioastronomi avevano detto ok ragazzi eh, eh, quando passa quel satellite lì eh, noi eh, aspettiamo che sia passato perché eh, fino, a, fino a quando c'è eh, lui di mezzo eh, noi non riusciamo a osservare eh, il problema è che adesso non c'è un satellite ma ce ne sono migliaia quindi ci sono dei eh, grosse eh, discussioni eh, tra i radioastronomi e i eh, Tutte queste compagnie, perché ogni compagnia eh, ha i suoi standard di trasmissione, eh, eccetera. Quindi, poi eh, ci sono compagnie, per esempio SpaceX, eh, cerca di venire incontro, cerca di stare molto attenta. Uh, OneWeb a un certo punto sono dovuti intervenire quelli della uh, ITU, della International Telecommunication Union, che hanno detto a quelli di OneWeb o, o date una risposta ai radioastronomi o voi non potete uh, operare perché uh, i radioastronomi hanno le frequenze protette. Se voi non dite che cosa farete per stare attenti alle sequenze protette, voi non operate. Mm -hmm. eh, sì. E quindi eh, ogni, eh, ogni realtà eh, industriale eh, agisce in un modo diverso, ma è assolutamente vero che ehm, il... La radioastronomia è ehm, molto molto eh, sensibile a, a queste cose. Cioè, eh, I eh, nuovi radiotelescopi vengono fatti, costruiti in aree desertiche eh, dove non c'è popolazione dove non ci sono radiazioni, dove non ci sono radio, dove proprio c'è silenzio elettromagnetico. Sono andati a cercarle nel deserto australiano, nel deserto del Sudafrica, eccetera. E, e dopo, uh, se ti passa sopra uh, un, uh, un satellite che uh, Deve parlare con, con quelli che, che stanno a terra e quindi eh, deve eh, utilizzare un segnale eh, molto potente. E chiaramente puoi avere dei grossissimi problemi. Benissimo, grazie. Guardi, siamo ai diciamo abbiamo superato l'ora di trasmissione. Quindi io mi avvierei la chiusura anche se Valeria è d'accordo. Con un'ultima cosa, possiamo fare qualcosa? nel senso eh, ecco, sensibilizzare l'opinione pubblica questo diciamo fa parte di quello che stiamo provando a fare ma in qualche modo possiamo essere eh, operativi da questo punto di vista cercare di, di, di fare qualcosa per preservare in fondo la nostra possibilità di vedere il cielo e di anche degli astronomi di studiarlo in libertà eh, sicuramente Fare qualche tipo di pressione tipo politico uh, male non fa mai. Um, già, semplicemente essere al corrente uh, del problema uh, e porsi uh, come obiettivo di trovare una soluzione è uh, una, un, un passo avanti. E poi, quello che dico sempre, signori non abbonatevi, se, eh, se Elon Musk non ha eh, abbastanza clienti, va in bancarotta. Va bene, speriamo, speriamo che… Non, non se la prendano con noi per quello che diciamo, nel senso che nel senso, sicuramente hanno più possibilità di noi. E poi gli avvocati avranno sicuramente delle schiere di avvocati che saranno alla ricerca del sangue. Ma no, vabbè. Eh. no scherzo, sempre. scherzo: eh, ricercano sangue. Ma eh, voglio dire, è chiaro che eh, per esempio. Starlink ha fatto la differenza per certo. la, la guerra in, in Ucraina. Eh, non si è mai capito se Elon Musk viene pagato o non viene pagato per il servizio che, che, che dà perché lui dice che dà tutto gratis, ma poi si scopre che c'è qualcuno che firma degli assegni di tanto in mm. tanto, quindi non si sa. Però voglio chiaro. dire, è, è chiaro che ehm, è, un, è un servizio che eh, in caso di, di bisogno, come in questo caso qui, può essere fondamentale. Ecco, sì. eh, per il cittadino americano che vive in aree rurali, e che, perché è nato per quello eh, Starlink. Che eh, non ha la possibilità di, ehm, ehm, eh, di giocare online perché eh, il, eh, la necessità di avere eh, internet veloce, eh, perché uno lo vuole lo vuole per eh, vedere Netflix. Quindi, eh, eh, perché Netflix poi sono eh, lo, lo streaming che eh, consuma la maggior parte della banda larga esatto. e poi per fare i eh, giochi eh, online con eh, tutta una serie di amici eh, in giro per il mondo. Che allora... Per avere poca latenza ci vuole tanta banda per avere poca latenza no eh, la poca latenza è l'altezza dell'orbita ah. perché ci sono anche quelli che danno servizio internet dal, dal geostazionario se mm. uno lo vuole ma però eh, il eh, ah, sono 72.000 km andare e tornare solo quello quindi esatto, vuole... mentre eh, da, da Starlink sono mille eh, e certo. quindi c'è un tempo di 72 volte inferiore. Quindi certo. quando si eh, vuole fare eh, appunto il, eh, il gioco online o quando si vogliono fare delle interazioni veloci. Eh, chiaramente, mh, Starlink è eh, molto eh, più performante. perfetto bene. Eh, vale. Eh, allora c'è un commento un di Claudio ultimo... che, che ci dice che dopo averci ascoltato, Elon Musk eh, su Twitter bloccherà, bloccherà io divulgo forte. Ma c'è un lungo commento che adesso leggiamo insieme. Grazie prof, grazie ragazzi, molto interessante. Da vecchia mamma non avevo condizioni di tutto ciò. Spero davvero che si giunga a una giusta giurisprudenza mondiale per tutelare le future generazioni. Se tutti quelli che hanno soldi giocano con lo spazio di tutti, non avremo libertà nemmeno dello nello spazio. E a questo fino a stasera non avevo pensato. Ecco, noi speriamo che la nostra trasmissione faccia questo, che quelli che ci hanno seguito in diretta, che quelli che ci risentono, ci rivedono, sapete tutti che siamo, ecco presenti sui canali di, di Radio Incredibile magari abbiano un po' più di consapevolezza del problema che già diciamo è un bel passo avanti rispetto a quello che succede prof noi la ringraziamo Gra veramente di cuore grazie Dai, grazie, grazie a voi molto, per, molto, molto per avermi ospitata due volte mi avete Dai, se vuole c'è i nostri riferimenti noi la ospitiamo tutte le volte che vuole a parlare di tutti gli argomenti di astronomia e astrofisica perché diciamo ecco siamo eh, veramente è stata una piacevolissima sono state due piacevolissime conversazioni e, che il, e anche il podcast viene cose. benissimo il podcast <ride> viene benissimo Perfetto, perché quindi... immaginiamoci noi in macchina la sera e di mm. risentirci tutte queste informazioni che anche chi ci ascolta non può vedere le immagini eh, che l'ospite magari porta come stasera però eh, questa sera siamo stati fortunati perché le ha spiegate davvero bene Benissimo, sì. ok dai Grazie. ciao a tutti buon lavoro arrivederci buonanotte a tutti i nostri amici che ci hanno seguito ciao. e salutiamo anche quelli che ci seguiranno diciamo in differita Salutiamo veramente e ringraziamo di cuore la professoressa Patrizia Caraveo e ci vediamo fra 15 giorni con una nuova puntata di Io divulgo forte. Buonanotte Ciao a tutti, grazie.